Ed eccoci per la cucina dei VIP, dei VIPs, con Lucia Elena Ribeiro. Ciao Lucia! Ciao, oggi farò vedere una ricetta proprio brasiliana che sarebbe la bandiera del Brasile, Wow! che addirittura a Rio de Janeiro, qualunque persona vada a Rio de Janeiro, vai a visitare il pão de queijo, la fabbrica proprio che fa il pão de queijo, che sarebbe o pane con formaggio, la bandiera proprio del Brasile. Che spettacolo! Sai che ho un ricordo, Lucia, legato al pão de queijo. Stavo viaggiando in autobus dal Minas Gerais verso Rio ed era notte, proprio notte fonda perché era un viaggio notturno. A un certo punto l'autobus si ferma in autostrada in quello che è l'autogrill brasiliano e avevano un vassoio di pão de queijo appena sfornati. Una delle esperienze più catartiche della mia vita. Buonissimo. Raccontaci come si fa il pão de queijo, Lucia. Allora, esiste due tipi di farina. Io ho preso la farina per cominciare più lavorata, nel senso questa qua è più facile da fare. Dove si trova, Si Lucia? trova nei negozi che vende prodotto latino, Ok. asiatici, c'è dappertutto, in Svizzera, in Italia lo trovi. E allora vende questo invece pão de queijo, sarebbe questo prodotto qua è più lavorato, nel senso che se io prendo l'altra farina proprio naturale, io devo stare impastare per 2 ore e perdo tanto tempo. Io non ho tanto tempo perché sono sempre impegnata con i lavori, invece questo sono praticamente 250 grammi, lo apro e metto dentro così. Ok, quindi cominciamo a mettere la farina apposta, che è quella già prelavorata. Sì, perché è buona uguale, però l'altra differenza dall'altra è che ci mette tanto tanto tempo, almeno 3 ore, 3 ore, io non ce l'ho di tempo perché sono sempre da fare, da farata. Allora, io ho messo la farina qua dentro, 250 grammi, metto un uovo dentro, non ho bisogno di sale perché usando il formaggio io uso questo grano in padana. Sì. Però puoi usare anche formaggio gabanini, grattugiato fresco, puoi mettere tutto tipo di formaggio a vostro piacimento, ok? Io metto di meno perché mi piace meno il formaggio, ma molte persone mettono di più perché piace il gusto proprio del formaggio intenso. Io Ok. metto un pochino perché non mi piace tanto, come ho detto. E poi ho messo almeno 2 cucchiaio grandi di formaggio grattugiato, ma se volete puoi mettere anche 3, 4, non cambia. Lo impasto. Poi ho messo 40 ml di acqua normale, temperatura ambiente. Lo metto dentro e comincio con le mani, ovviamente, a fare l'impasto. Wow. Amalgamare, devo amalgamare, fino a che diventa omogeneo e non si stacca proprio dalla padella. Allora continuo. Ok, allora riepilogando, finora hai messo la farina apposta, quella che ci hai fatto vedere, 250 150 grammi, grammi. e dopodiché hai messo un uovo intero, albume e tuorlo Sì. insieme, poi hai messo mezzo bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, giusto? Sì. Guarda adesso, sta diventando, mi sa che mi serve più acqua, infatti arriva a 50. Sì. Ok, Adesso vedo, però prima faccio l'impasto, ok? non deve essere molto morbido, deve essere un pochino duro questo impasto, un po' No, bello. deve essere, adesso farò vedere, deve essere omogeneo. Adesso provo a fare così. Sto Ok. facendo perché guarda che devi fare proprio l'impasto. E questo è quello più, è l'impasto più facile da fare, però quello più difficile, come ho detto, devi impastare quasi per un'ora. E deve riposare praticamente 3 ore. Adesso sappiamo perché le donne brasiliane hanno dei bicipiti pazzeschi perché impastano. Vedi, già stai staccando, vedi, è già diventata una palla Che unita, però meraviglia. vado a prendere un po' di acqua ancora perché Sì? serve un pochino d'acqua. Allora, quella farina lì Allora, apposita, tutto sono 50 ml di acqua. Sì, acqua, farina, uovo e formaggio. E il formaggio lo possiamo perché cedere? il formaggio già ce l'hai sale di suo, capito? Certo. E devi essere sapore proprio di formaggio, non di sale. Allora, sto facendo l'impasto. Io te l'ho detto che questo impasto è a quello più tranquillo, ma mica tanto. Si deve lavorare sempre. Vede, sta diventando una palla, però ancora devo fare come impasto del pane della pizza, devi fare lo Ok. stesso tipo di impasto. Ok. E ti posso dire che sono già sudata. È la prima volta che faccio l'impasto a casa perché di solito faccio sempre in un panificio perché lì c'ho Wow. tutti gli strumenti. Ecco, allora la palla, Sì. vedi, è diventata così Sì. omogeneo.
Puoi fare anche così, come la pizza, da diventare più. Allora, è diventato una palla, tipo un panetto di pizza. Sì. Deve andare a prendere così in piccolo. Potete fare grande, medio, come piacete. A me piace piccolo perché così sono in dieta e mangio di meno. Okay. Allora, faccio una palla così in piccola, vedi? E metto in un piatto a riposare per 10 minuti, poi metto a forno a 180-10 minuti. Il forno è scaldato però. 10 minuti soltanto di cottura, Lucia? Sì, perché la cottura del mio forno è sopra e sotto, ok? E allora cuoce in 10 minuti. Invece quello che hanno la temperatura, il forno che è solo sopra, perché molto il forno qua in Italia è così, allora deve girare un po' di queso 10 minuti da una parte e 10 da un'altra. Certo. Già che il mio forno è sotto sopra, la cottura viene in 10 minuti. Fantastico, quindi dimezzi praticamente la tempistica per preparare. Per caso ne hai fatti di pronti da farci vedere? Per caso? No, per caso no, perché il pan di queijo va mangiato caldo. Ah, ecco. Perché è più buono, non è che è brutto freddo, però tutti preferiscono mangiare caldo. Certo, e immagino poi con questo formaggio che esala il suo profumo, che spettacolo! La unica cosa che ho di pronto, ti faccio vedere, sì, che ancora devo sfornare, è la torta vegana di Oliver, fatta con arancia, mandarino, scorza di limone, maracujà, che è un frutto della passione. È una torta che c'è tanta vitamina, soprattutto in inverno, ti carica di energia. È buonissima, l'ho assaggiata, è una cosa meravigliosa. È proprio Grazie. Come mettere in bocca una nuvola dolce, ma non troppo dolce, agrumata, perché ha un profumo buonissimo. E sto anche creando il pandoro, proprio pandoro italiano per Natale, con cioccolati fondenti. Adesso sto provando anche a mettere scossa di arancia. Un po' diverso. Ci saranno anche delle cremine? Sì, anche il pandoro, quando faccio l'impasto, metto la torta a forno 15 minuti solo, poi io prendo la crema, lo metto dentro con sacca poche e rimetto nel forno, perché quando taglio la torta già ce l'ha la crema dentro. Aspettiamo il tuo ritorno per sapere come si prepara la torta vegana, quella è il tuo cavallo di battaglia, e anche il pandoro vegano, perché anche il pandoro sarà vegano, corretto? Certo, tutto vegano. In inverno, no? Tutti prendiamo un po' di chili, perché tutti mangiano dolci, pandoro normali, panettone, cioccolato, ingrassiamo. Invece ho creato anche il tiramisù vegano, tutti i dolci vegani, che quando finisce la festa siamo in forma, senza star lì a preoccupare di perdere chili perché abbiamo preso a Natale. No, mangiamo bene e teniamo in salute e poi non prendiamo chili, quello è importante. Ti farò una bellissima torta di compleanno, con praticamente il pane di Spagna fatto di arancia, la crema chantilly e le fragole. Pane, fragola, crema chantilly, pazzesca. Ti piacerà questa torta? Perché la panna è vegana, è fatta con latte di cocco, la panna. Ma Lucia, tu la sai una cosa? Il 14 novembre, cioè tra pochi giorni, comincia un percorso detossinante a base di aloe vera. L'ultimo giorno, il nono giorno, corrisponde proprio con quel giorno lì, quindi è perfetta una torta vegana per l'ultimo giorno di detossinazione. Ecco, e ci vediamo a casa di Oliver a cena. Abbiamo detto al mondo il nostro programma. Sì, voglio fare tante cose buone. Faccio l'antipasto, primo e secondo, e poi il dessert. Niente cucina italiana, ma una cucina brasiliana lavorata bene, con poco grassi, però buona, ricca. Perché la cucina brasiliana, un piatto è unico. C'è di tutto in un piatto, hai capito? Allora voglio fare quello piatto unico. Ovviamente servirò un antipasto creato da me, italiano. Poi c'è il secondo, che non ha il secondo, che c'è dentro il primo, il secondo, c'è tutto. È veramente un piatto unico. Sono contentissima di avere la cuoca dei VIP. Un giorno ci dirai qual è il piatto più gradito dai VIP con cui hai lavorato, perché so che hai frequentato le cucine più chic di Milano e forse anche fuori Milano, chi lo sa. Io ho voluto presentare oggi il pan di queijo, perché il pan di queijo è la mia cultura, la mia nazione, proprio la bandiera del Brasile. Però la mia cucina è tutt'altro, è gourmet, italiana e francese, però volevo cominciare proprio con la bandiera del Brasile. Magari la prossima volta, se vorrai, se li avrai per i tuoi ospiti, ci farai vedere i pão de queijinho pronti. Già pronto, già pronto, sì.
Ecco, così vedremo come sono fatti. Io li conosco, per cui so che delizia sono. Mangiarli poi fatti dalle mani di una persona di quella cultura sono perfetti. Allora, consiglio di tenere qua, coprire con una pellicola o lasciare fuori a temperatura ambiente o mettere in un frigo. Però quando devi farlo, se è in un frigo, devi tirar fuori mezz'ora prima. Perché se tu hai ospite a casa tua che vieni per pranzo, tu prepari prima, no, l'impasto. Mm-hmm. Prepari prima e quando arriva deve fare solo le palline, o se no lascia già pronta, mette al forno, così è più facile. Ed è freschissimo da mangiare, è una cosa fatta al momento, come dici tu giustamente. Per questo mi piace molto la cucina anche artigianale, perché le cose che tu fai tu con le tue mani ha più sapore, ha più gusti, hai capito? E c'è tutto l'amore, anche dal punto di vista delle frequenze, delle vibrazioni, secondo me Ondina apprezzerebbe, perché c'è l'amore di una persona che prepara quel cibo, non c'è il doverlo fare, c'è il gusto di vedere gli altri contenti e mangiare soddisfatti. Allora ci vediamo tra due domeniche. Sì, ci vediamo fra due domeniche con questa torta vegana che è fantastica. Io direi, per le persone che non sono vegana, io direi per cominciare con la torta più o meno mezza vegana e mezza vegetale, perché ti spiego, Yasmin. Molte persone non riescono a fare questa torta crescere, ok? Alzare. Allora, io metterei l'albume dell'uovo per cominciare, per le persone che non hanno mai fatto torta in vita loro, con l'albume dell'uovo senza i tuorli, ok? Solo quello metto, che diventa più vegetariana. Però la prossima torta farò vedere vegano, perché prima tu cominci a fare vedere come si cresce la torta usando gli albumi. Poi, dopo che superata quella fase, nella prossima fase non usiamo l'albume, facciamo vedere esattamente vegano. Magari facciamo anche sakè, la torta proprio svizzera cioccolato, però con meno grassi, senza burro, senza latte. Facciamo un sakè molto buono, questa torta proprio svizzera cioccolatosa, però tirando fuori tutti i grassi e lasciamo dietro proprio il limite proprio di grasso possibile. Nel senso che una fetta da quella torta sono praticamente 300-400 calorie. Invece facendo, riducendo le calorie, arriviamo a 100, come una barretta proprio dimagrante, energetica. Buon tutto quello che farai e noi ci vediamo tra 15 giorni. No? Ciao, grazie. Ciao Lucia e ciao Eroi. Noi ci vediamo tra 2 settimane su questo canale con la cuoca dei VIP, Lucia Ribeiro.